Nel 2006 il Louvre di Parigi ha chiesto ad una scrittrice americana, che si chiama Toni Morrison, di realizzare una mostra all'interno del proprio museo. Toni Morrison ha accettato l'invito ed ha realizzato un progetto intitolato The Foreigner's Home, che affronta la tematica dell'essere straniero. The Foreigner's Home è appunto il titolo del film che vedrete tra poco e che racconta la realizzazione di questo progetto. The Foreigner's Home in italiano può essere tradotto in due modi: la casa dello straniero, ma anche lo straniero è casa. Toni Morrison è quindi la curatrice di questo progetto ed è stata una scrittrice, una docente universitaria, una filosofa afroamericana. Con i suoi libri ha vinto moltissimi premi. Nel 1993 ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura. Pensate, è stata la prima donna afroamericana a vincere il premio Nobel. Con i suoi libri e con le sue ricerche ha affrontato in particolare la storia della comunità afroamericana e soprattutto ha raccontato i processi di razzializzazione e di discriminazione subiti dalle comunità nere in America. Per realizzare il progetto al Louvre, Toni Morrison ha deciso di iniziare la propria riflessione attorno ad un quadro che è conservato all'interno del museo e che si chiama La zattera della Medusa di Théodore Géricault. È un quadro che Géricault ha dipinto nel 1819, è un quadro di grandi dimensioni che raffigura dei naufraghi su una zattera in mezzo ad un mare in tempesta. Toni Morrison ha deciso di partire proprio da questo quadro perché i naufraghi rappresentati nel dipinto sono delle persone che da un momento all'altro si sono trovate a non avere più niente, si sono trovate senza patria, senza casa, e che quindi diventano la metafora dell'essere straniero, una persona che si sente estranea ad una comunità proprio perché non ha più una patria e non ha più una casa. Per il progetto realizzato al Louvre, di cui sentirete parlare nel film, Toni Morrison ha chiamato diversi artisti contemporanei a riflettere sulla tematica appunto dell'essere straniero. Sono artisti che hanno diverse pratiche, ha chiamato filmmaker, performer, attori, poeti, e tutti si sono confrontati con questa tematica e hanno occupato gli spazi del museo per attivare delle riflessioni. Il film è molto importante perché affronta tante tematiche contemporanee di interesse sociale che ci riguardano direttamente, dal tema delle migrazioni al tema del razzismo e delle forme di discriminazione verso quelle persone che vengono considerate straniere, e affronta tutte queste tematiche proprio attraverso lo strumento dell'arte.